Buongiorno a tutti, ben ritrovati ancora a Festival Studentesco dopo l'appuntamento di settimana scorsa in Piazza Walter. Oggi siamo al Campo Coni per i Giochi Senza Frontiere. Di cosa si tratta ce lo spiegheranno poi i ragazzi dell'organizzazione, ma per ora siamo qua, i ragazzi stanno iniziando e come vedete, nonostante la giornata che insomma è quello che è, i ragazzi si sono presentati numerosi. Come potete vedere è già partito il primo gioco, saranno 7 giochi in tutto che adesso ci andranno a spiegare più precisamente. Vediamo adesso come si sta svolgendo questo primo gioco tra i ragazzi. Club, buongiorno, Daniel Ruocco. Secondo lei ci scappa il morto, visto che sto gioco è un po' violento? Sì, sono veramente agguerriti, sembrano delle capre, no? Che vanno di testa dentro, infatti rischiano la vita, rischiano davvero la vita. Se avessi partecipato tu a questo gioco? Io Gracilino mi sarei spezzato in due, non sarei neanche andato a prendere il cartellino. Dovevi far vincere la tua scuola però. Sì, vabbè. Tanto tu eri un Torricelli, no? Ma sì. Che se ne frega, vai via, dai, vai via, vai via, vai via. Torricelli, appena finito il primo gioco hai vinto, svelaci il segreto. Beh no, faccio atletica da tanto tempo, queste cose me le mangio tutti i giorni diciamo. Dai, hai tirato qualche testata, qualche pugno? Qualcuna sì, perché sennò è impossibile qui. Benissimo, allora bravo e in bocca al lupo per i prossimi 6 giochi, mi raccomando. Sì. Siamo qui in diretta dal Campo Coni e abbiamo appena finito la manche di posti riservati. Ecco con noi la assistente alla regia dei Giochi Senza Frontiere. Ma dici Martina, come hai trovato i giochi oggi? Allora, bellissimi, io sono un po' emozionata. Grazie Martina, sei molto simpatica. Niente, lei è una ragazza molto strana e adesso... viva il festival! Lo sai che andrà in onda questo, vero? Oddio, come potete vedere i ragazzi dell'Artist Club non stanno molto bene. E siamo con Aaron Damian dell'Artist Club che ci spiegherà cosa sono questi Giochi Senza Frontiere. Ogni anno diversi, cosa ci aspetta quest'anno? Quest'anno intanto come tematica abbiamo scelto il cibo, che tra l'altro è stata la tematica anche del contest, non sapendolo. Sono 9 giochi e appunto quello che può essere apparecchiare la tavola dove devono farlo bendati, quello che può essere riempire il bicchiere d'acqua, quello che può essere fare il cameriere tra dei fili intrecciati. Quindi tutti hanno questa tematica e poi alla fine le squadre concorrono quasi sempre assieme. E a volte tutte le squadre assieme, cioè 11 squadre assieme, a volte sono in 2 manche e si contendono i vari giochi insomma. Un bel tesoretto di punti comunque che può essere guadagnato oggi. Un sacco di punti, sono più di 100 punti in totale. E le squadre che partecipano invece sono? Le squadre che partecipano sono 11 scuole. Benissimo, allora grazie mille e abbiamo visto che stiamo per iniziare, quindi in bocca al lupo anche per voi dell'organizzazione. Crepi. We'll be right back.
giochi proseguono e noi siamo qua con i ragazzi del liceo Tognolo, liceo sportivo, quindi come andrà oggi? Al momento stiamo andando bene, un terzo posto nella prima prova, un secondo nella seconda prova, abbiamo cominciato bene, speriamo di continuare così. E tu vedo che partecipi, c'è la tenuta di uno che partecipa. Sì, sì, senza paura si partecipa sempre. Invece l'altro rappresentante non mi sembra. Che lavori, dico chi fa cosa e... E dirige anche il tifo? Esatto. Dai, cercate di vincere che così si portano tanti punti a casa. Esatto. Bene ragazzi. Forza Tognolo. Continuiamo a parlare con i ragazzi, Iti Galilei, come sta andando? Beh, per adesso sta andando molto bene, nel primo gioco siamo arrivati secondi, il secondo gioco cioè, diciamo che ce la siamo cavata e adesso stiamo dando il meglio di noi comunque. A livello di tifo come siete messi? C'è. Beh, ci siamo noi, quindi abbiamo il capo squadra che ci incita sempre e noi siamo anche molto spinti nel tifo e insomma siamo... Come pensate che vi piazzerete? Un pronostico così? Penso il terzo posto ce lo possiamo prendere. Ok, terzo posto, sì, se ci hai azzeccato ti offro una cena, va bene? Perfetto. Scuola Pertini, ciao carissimo, come ti chiami intanto? Matteo. Matteo, e sei qua per partecipare o fai solo il tifo? No, partecipiamo. E come sta andando? Beh, sta andando abbastanza bene, dai. Abbiamo cominciato con qualche piccolo alto e basso, però adesso cerchiamo di riprenderci. Comunque siete una scuola piccolina, diciamo, forse non tra i favoriti, possiamo dirlo? Sfortunatamente non ci conoscono in tanti, ma quantomeno ci facciamo valere il più che possiamo. Alle serate classiche, alle moderne ci sarete? Sì, classiche e moderne. Dai, punti su punti, puntate al podio, puntate ai primi 5? Il massimo che riusciamo a fare, sarebbe fantastico arrivare ai primi posti, poi vediamo. Va bene, allora ci vediamo alla finale così vediamo che risultato sarete riusciti ad ottenere. Intanto in bocca al lupo. Grazie. Itici Battisti, anche voi siete qui oggi, come sta andando? Raccontateci un po'. Ma per adesso sta andando bene, stiamo giocando abbastanza bene, competitivi. Abbiamo voglia di vincere, stiamo cercando di fare il meglio. Infatti vedo la tua rappresentante che è super carica. Sono carica? Beh certo, stiamo andando bene, quindi se non siamo carichi adesso quando? Poi però se andate male ci hai fatto la figuraccia. Sì. Che c'è? Vabbè ragazzi, la figura, insomma, non gufarmela però. Sì, l'importante è crederci in effetti. L'importante è crederci, l'importante è divertirsi. Sì, infatti. Quindi. E partecipare anche. Un pronostico? Dai, ditemi qua subito, in fretta, cosa arrivate? Io. Terzi, quarti, terzi. Ma anche magari qualcosina in più, sì, dai. Vabbè, no. Noi ci speriamo. Ok, allora se azzeccate il vostro posto e se arrivate entro i primi tre vi voglio vedere a correre nudi in giro per... Fatta. No, beh, se sono da solo no. Bene ragazzi, buone gare allora, in bocca al lupo. Grazie, grazie. Ciao. Rainerum, come sta andando? Abbastanza bene, grazie. Ti vedo lanciato. Molto, come sempre. Come siete arrivati in questo gioco? Non lo so ancora, spero secondi, il Torricelli ha fatto un buon tempo. Chi è il vostro avversario? Torricelli. E riuscirete a batterlo? Occhio, perché ti sta riprendendo. Assolutamente. E se invece non succede devi pagare pegno? Una birra. Una birra la offri tu a me? Bene, allora spero che perdiate, va bene, no, ok, no, ok. No, no, dai. La mano no. In bocca al lupo ragazzi, mi raccomando. Guarda che c'è anche il tifo dietro. Ragazzi del Pascoli, abbiamo sentito quasi tutti, ci mancavate giusto voi, come sta andando? Ma tutto male. No, beh, dai, male no, no, ce la stiamo cavando, i primi giochi sono stati un po' così, però adesso stiamo cercando di tirarci un po' su, dai. Si può recuperare? Sì, sì. Sì, sì, basta impegnarsi e aver grinta. Infatti poi vediamo il gioco di squadra, super gioco di squadra, siete super affiatati tra di voi? Sì, ci siamo sì, già, sì, ci sì, mettiamo sempre sì. D'accordo prima, per cui non è un problema, possiamo farcela. Dai, allora un pronostico? Benino. Dai. Benino, un po' di entusiasmo, per favore, dai, andate a vincere. Sì, andiamo a vincere. Yeah. Yeah. Ok, grandi. Mi raccomando. Sì. Ti tengo d'occhio. Ciao mamma. Per una volta Max Berloff è in tenuta sportiva. Giustamente per i giochi senza frontiere, come sta andando? Sta andando benissimo, basta vedere la partecipazione e ogni anno aumenta. È complicato per noi come organizzazione riuscire a coordinare questi ragazzi che chiaramente con il loro entusiasmo creano anche una normalissima confusione, però sta andando molto bene. Quest'anno i giochi li abbiamo cambiati completamente e questo grazie al lavoro di Aaron e Alessio che si sono studiati dei giochi molto molto coinvolgenti e mi sembra che la giornata si stia svolgendo veramente bene. L'importante è che i ragazzi sembra si stiano divertendo molto, quindi questo è già... Voi siete un po' stressatini invece? Sì, penso che siamo solo all'inizio perché ci stiamo avvicinando.
tornando adesso alla fase più complicata, che indubbiamente è quella delle serate, il livello di stress è già abbastanza alto, però è uno stress positivo, è quella carica che ti fa modo di fare attenzione a tutti i particolari e quindi far sì che tutto vada per il meglio. Bene, allora ci rivedremo a fine festival per vedere se hai ucciso qualcuno. Ottimo, perfetto, grazie, speriamo di no. I giochi proseguono, come vedete l'organizzazione sta continuando a spiegare ai ragazzi come si svolgerà l'ennesimo gioco di oggi pomeriggio. La gara prosegue, chi vince ancora non si sa. Noi non possiamo fare altro che salutarvi, ricordarvi i nostri appuntamenti con il Festival Studentesco, il Quizzone che andrà in onda mercoledì sera e poi le serate classiche e andrà a chiudere con le serate moderne. Intanto ciao a tutti e grazie per averci seguiti. Che non è fatto solo finire.